Qualora l'azienda che produce questo hard disk riesca a recuperare i dati, ricaricherò questa puntata come deve essere fatta. Eccoci a una nuova puntata degli anime della nostra infanzia. Comunque niente, oggi parleremo di una delle opere, diciamo, più famose di Rumiko Takahashi, di una delle autrici di opere come Ranma o Inuyasha. Ovviamente ci dedicheremo a Ranma mezzo. Allora, credo che Ranma sia stato il primo anime che ho visto da bambino che apprezzavo. Quindi, sigla! Quando ero bambino ho fatto il mio primo programma scritto in Pascal in cui mettevo i testi delle canzoni e mi ricordo che avevo messo pure queste, avevo messo. E l'avevo scritto tutto io quel programmino, avevo circa 8 anni. Che programma? Non lo so, ho fatto linguaggio di programmazione Pascal. Il Fu Mattia Pascal. No, il Turbo Pascal della Borland. E mi ricordo che messi questo titolo. Io Turbo conosco solo. Vabbè. Fai finta che c'è un muro? No, voglio vedere! Dai, che culi, ragazzi, ma no! Chissà come viene questa con la chitarra. Ho provato. Eh? Non mi sono piaciuti gli accordi. Diciamo che dopo Dragon Ball eviterei. Ragazzi, se trovo gli accordi online, questa sarà la mia seconda. Su condizione che riesca a trovare gli accordi giusti. No, io ho trovato degli accordi, sono facili, ho provato anche a farla, però non mi suona tantissimo. Non lo so perché. Magari dovevo esercitare, cioè vedere un po' di più, non lo so. Però non mi convince la suona. Ma che sono carini. Comunque questa sigla già si è spoilerato tutte quante le 5 V praticamente. Non è importante. Iniziamo con le 5 V doppie allora. Da cosa inizi? Vabbè, inizio innanzitutto da V. Chi? E in questo caso il protagonista, che è Ranma, è un ragazzo, un giovane esperto di arti marziali che è andato comunque in giro per il mondo con suo padre per allenarsi, che giungono in Giappone. E poi spiegherò anche poi nel dettaglio il dove esattamente. Si allena, appunto, giungono in Giappone perché vanno a recarsi presso la casa di un grande amico di vecchia data, del padre di Ranma, per andare, diciamo, a far visita, che poi in realtà non è proprio una visita, sarà che sarà proprio molto esattamente scritto, sarà proprio una visita a lungo termine, anche perché Ranma è promesso e sposo, è una delle tre figlie di Sontendo, e ancora non si saprà perché e a chi. Ora devo introdurre i what. È fondamentale alla trama, all'intreccio della storia, perché ebbene tutto ruota intorno alla casa Tendo, però si vanno a creare sempre continui scontri di arti marziali per la qualunque cosa, perché all'interno dell'anime e manga ovviamente c'è la parodia delle arti marziali sotto forma di ogni cosa. E quello è, diciamo, alla base dell'anime. Poi si andranno a intrecciare vari fraintendimenti. Questi fraintendimenti perché si vanno a creare? Che cos'è? Cioè, il perché problema... sono ritardati, è semplice. Allora, diciamo che appunto al centro della storia, oltre alle arti marziali sotto ogni punto di vista, si aggiunge il fatto di continui tentativi di trovare una soluzione a Ranma e a riuscire a tornare un ragazzo normale. Questo perché Ranma è un ragazzo particolare, perché quando era in giro per l'allenamento con suo padre si sono recati presso delle sorgenti maledette in Cina. Nonostante loro non abbiano molto dato ascolto alle parole della loro guida, si sono ritrovati a cadere rispettivamente Ranma nella sorgente dove annegò una giovane ragazza. Dai capelli rossi. Lui si è bagnato con dell'acqua fredda, si trasforma in questa giovane
ragazza bella prosperosa, cioè, dal fisico perfetto, cosa che lui dirà spesso. Con le tette missili. Spesso ad una delle protagoniste dell'opera, Akane, che lui in versione donna ha il fisico migliore del suo. E questa cosa la dirà spesso comunque. mentre il povero Gemma cade nella sorgente dove annegò un panda, ed è il motivo per cui anche Gemma è maledetto. Cioè, per quanto riguarda il Wen, in realtà non è abbastanza specificato, però siccome è un'opera del 1987, pubblicata comunque a partire dal 1987, io credo che sia un po' ovviamente ambientata in epoca, cioè, contemporanea all'opera. Sì, sì, molto contemporanea. Cioè, mentre per il, appunto, la, diciamo, il when non è, non sono abbastanza chiari, sono abbastanza chiari per quanto riguarda il where. Perché sappiamo che tutto si svolge in Giappone e in un quartiere ben preciso di Tokyo, il quartiere di Nerima, che è lo stesso quartiere di Doraemon. Comunque, diciamo che effettivamente una vera e propria trama non è che ci sia, perché è tutto un, diciamo, un accumulo, un fraintendimenti, confusione totale su qualunque cosa, su qualunque episodio. Cioè, questo è quello che fa anche ridere, il fatto che comunque molti personaggi sono effettivamente stupidi e non riescono nemmeno a capire che Ranma femmina e Ranma ragazzo siano la stessa persona. È così. Nonostante che loro dicono che abbia lo stesso nome, cioè si chiama Ranma, anche da quando è visione femminile, loro è non vero, lo capiscono. Cioè, ma comunque questa cosa non l'ho mai capita. Poi lo capiscono. No, poi poi con i loro tempi. Poi, non, poi viene svelato. Cioè, ovviamente io appunto ho deciso di introdurre quasi subito, cioè, tutte le 5V, proprio perché dobbiamo ora parlare in maniera più esaustiva, introducendo più personaggi, anche perché in Ranma c'è un continuo inserimento di personaggi nuovi. Scassapalle. Sempre a rendere più, diciamo, più chiara la trama, no? Per renderla più chiara inseriamo sempre più personaggi. Quindi abbiamo innanzitutto di partenza le tre figlie di Tendo, che sono Nabiki, che ha 17 anni. Poi abbiamo la più grande, che è Kasumi, che ne ha 19. E abbiamo poi Akane, che invece ha 16 anni, che è la stessa età di Ranma. Cioè, questo ha fatto 16, ci ha fatto un figlio all'anno. E poi sua moglie è scattata. No, chissà perché. Ne ha 16, 17, gli manca il 18. Vabbè, quello è un anno di sabbatico. Nabiki era il mio sogno erotico, eh. A te piaceva Nabiki? Cioè, che sia detto, cioè, per me era Ranma perché è buona. A te piaceva nonostante sia molto avara e... Beh, ovviamente la prima puntata se la ricordano penso tutti quanti, diciamo, quando si presenta Ranma e il padre Gemma presso appunto la loro casa, in realtà non si presentano con le loro sembianze normali, si presentano alla loro porta un panda e una ragazzina. E quindi anche loro erano abbastanza perplessi inizialmente, dicono: ma chi sono questi, cosa vogliono? Poi alla fine subito viene spiegato che sono dei disadattati. Cioè, diciamo, Gemma parla con il suo amico e gli spiega la situazione. In realtà ancora le figlie non lo scoprono immediatamente che Ranma in realtà è un ragazzo, non una ragazza. Verrà scoperto verso la fine dell'episodio. Tanto che Akane si mostrerà molto allegra, molto disponibile, molto gentile nei confronti di Ranma perché è una ragazza. All'inizio sì. Sì, mentre appunto mi sembra stava facendo il bagno tranquillamente Ranma, pensando: finalmente posso tornare normale, perché bagnandosi con l'acqua calda riesce a tornare ragazzo. Però in quel momento entra nel bagno Akane pensando: vabbè, vado a fare il bagno, tanto è un'altra ragazza. Invece si trova davanti un ragazzo. Si trova il batacchio. Il batacchio al vento di Ranma. E a quel punto lei si mette ad urlare e comincia ad accusarlo sempre di essere un maniaco. Da quel momento poi c'è uno neanche la doccia si può fare. Cioè, non ho capito. Cioè, uno sempre entra. Sei un maniaco! Sei un maniaco, vabbè. Alla fine, la scusante delle altre due sorelle sarà che, proprio perché Ranma in fondo è per metà donna, è più opportuno che sia il fidanzato di Akane, perché Akane odia i ragazzi, quindi mi sembra giusto, lui lo è per metà, è per, quindi questo vabbè. Il motivo? Sì. Io pensavo che il motivo fosse perché erano coetanei. No, il motivo è se la giocano, praticamente era come chi se lo prende, tu no, semplicemente
Kasumi e Nabiki si sono guardati in faccia e hanno deciso: no, ma guarda, quasi quasi non è un problema per Akane se lui è per metà donna, tanto a te i ragazzi non piacciono, lui lo è per metà, abbiamo risolto il problema. Poi da quel momento in poi verranno introdotti un sacco di personaggi che pretenderanno di essere il fidanzato di Ramma ragazzo, o pretenderanno di essere la fidanzata. Sì, perché poi non mica chiedono, sai, come facciamo tutti noi, vuoi uscire con me, facciamo, andiamoci a prenderci un caffè, un no, ramen, abbastanza quello che c***o vuoi, no, tu oggi sei la mia ragazza. Cioè, esci con me, ti prego. E se dici no, ti picchio. Sposami, subito, cioè a 3 secondi. Cioè, se come no, ti picchio. Come funziona in Giappone, ragazzi? Cioè, è possibile che in Giappone, tipo, ah sì, ciao, sposami. Vabbè, infatti vengono poi immediatamente introdotti altri personaggi come Kodachi, la Rosa Nera, oppure Tatewaki Kuno, che è suo fratello, e entrambi comunque concorrono per la stessa ragazzo, perché Kuno si innamorerà della ragazza col codino, nonché Ramma versione ragazza. Perché è tutto scemo. Però tutto troppo scemo, perché riesce a capire. Ma posso dire una cosa? L'ha anche visto trasformare. Io devo dire, scusate. Cioè, adesso voi, io vi faccio vedere Ramma uomo e Ramma donna nella stessa inquadratura e ditemi se riuscite a riconoscerlo. Poi altri personaggi che vengono introdotti sono Ryoga, che a me personalmente piace tantissimo, mi fa tantissima tenerezza di quanto è totalmente disorientato nel mondo, proprio nel mondo. Allora lui cioè, sì, riesce a perdersi anche in una cabina telefonica, cioè entra e non sa nemmeno... Il classico bicchiere d'acqua. Proprio veramente. Cioè... Allora sì, Ryoga effettivamente è, diciamo, a parte essere stupido perché si perde... Però comunque secondo me è non quello è solo che stupido. È quello che spicca di più l'intelligenza, perché intanto sfruttando la sua peculiarità che è dilla. Anche lui poverino è stato poverino maledetto, è caduto in una delle fonti, delle sorgenti maledette di cinesi, e lui diventa un tenero porcellino nero. Che tra l'altro è lo stesso porcellino nero che ha ispirato la nostra sigla. Esatto. È comunque troppo tenero, talmente tenero e puccioso che infatti ha molto successo con le ragazze. Tra cui Akane, infatti, siccome anche Yoga è innamorato di Akane. Si innamora successivamente. Sì, però lui si riesce a dormire con lei. Sì che dorme sotto forma di porcellino. Certo, dorme sotto forma di porcellino. Però è sempre tra le sue tette. Esatto, è troppo intelligente. Questa cosa è troppo furbo. In mezzo c'è anche la storia d'amore tra Akane, in realtà, e Ramma. Che in realtà mai ammetteranno di avere sentimenti nei loro confronti. Almeno solo nell'anima, sì, esatto. Solo nel manga, poi avrà tipo un finale, diciamo, più decente, visto che purtroppo, come ben sappiamo, gli episodi di Ramma, non so se vi ricordate, sono infiniti. Che poi a un certo punto non si arriva più a un succo della situazione. Perché comunque l'anime non finisce. Esatto, ora questa cosa lo dirò perché... Purtroppo l'anime si snoda in ben 161 episodi e comprende 11 OAV e 3 film, quindi in realtà su Ramma c'è l'infinità di episodi di anime fondamentalmente, ma nonostante ciò in realtà copre solamente il 55% dei fatti narrati del manga e non si arriva a una conclusione. Diciamo che l'anime è pieno di filler stupidi e inutili. Sì, e infatti questo su cui poi appunto parlerò delle ora curiosità. C'è il numero eccessivo di episodi che alla fine non portano a nulla di che, perché sono sempre sketch tirati per allungare gli episodi. Tant'è vero che sono state proprio volutamente allungate vicende del manga in più episodi. Ho capito. Ad esempio c'è l'episodio della sorgente della Volpe Rossa in cui Ryoga e Ramma devono cercare nel manga un vaso solo e al cui interno vi è l'informazione che di recarsi poi in un'altra alla sorgente originale in Cina perché quella sorgente ha esaurito il suo effetto. Mentre nell'anime la cosa viene snodata in 3 episodi
in cui Ryoga e Ramma devono cercare tre vasi, uno giallo, uno rosso. Ah, sì, questo me lo ricordo. Sì, uno giallo, uno rosso e uno blu, per poi alla fine scoprire che in realtà acqua nella sorgente per tornare normali non ce n'era. Sì, me lo ricordo, ora lo ricordate, sì. Ma così funziona per moltissimi altri, diciamo, vicende, non loro la snodano in più episodi. Poi comunque hanno cercato di allungare il più possibile solo perché, nonostante questa cosa non so se è da tutti conosciuta, all'inizio del debutto Ramma non ebbe successo e poi venne rimandato in onda, non mi ricordo dopo quando esattamente, ma solo dopo la seconda volta che fu mandato in onda iniziò a riscuotere successo, e una volta che riscuote successo, bene, il dio denaro vince su ogni cosa, quindi hanno cercato di allungare, anche perché la stesura del manga con quello dell'anime era quasi parallela, cercavano di allungare il brodo degli episodi in maniera tale anche da attirare sempre più odio, sempre più, diciamo, fan, cosa che purtroppo è stata un'arma a doppio taglio, perché fondamentalmente la pecca di quest'anime è il proprio finale, che non ha, cioè fondamentalmente finisce con un episodio che ricalca alla perfezione, quasi alla perfezione, un episodio del manga, che è l'incontro di Ramma con sua madre. Però nel manga poi abbiamo un finale, diciamo, più un vero finale, chiamiamolo così, anche sempre immerso nella confusione. E questo perché questo tema della confusione, il tutto quello che ci spiega, cioè un po' ci fa giustificare il fatto che Ramma sia confusionario, cioè sia nei personaggi, sia nelle varie vicissitudini e tutto quello che accade. E il fatto che Ramma in sé significa confusione, quindi anche Ramma, questo il nome? Il Ramma, sì, Ramma nome significa confusione, cavallo imbizzarrito. Ah, lo sapevo. Quindi quello dipende, cioè porta, cioè nasce anche da quello il fatto, un po' ti spiega il perché, cioè ti giustifica la caoticità dell'anime. Ho capito. Cioè della vicenda. Beh, allora questo si questo giustifica il fatto che sia una persona confusionale, perché crescendo con Ranma ho preso questi tratti. Esattamente. Vabbè. E un'altra curiosità che, tra l'altro, io personalmente penso sia stato un trauma, come per altri, penso, della nostra generazione, che nel corso degli episodi di Anima accade un fenomeno particolare. Ah, quale dei tanti? Il doppiaggio che cambia all'improvviso. Di quale personaggio? Di tutto, cambia tutto il cast, perché ebbene, cosa sapevi questo? Perché il doppiaggio di Ramma presenta i primi 50 episodi stesso doppiaggio, però di due diverse case doppiatrici. Esatto, che sono una, mi pare che era la Granata Press, e l'altra era la Dynamite. Per i primi 50 episodi, che poi vennero trasmessi da TMC con le censure, da MTV senza censure, abbiamo lo stesso staff di doppiaggio. Invece, poi, a partire dal 51esimo episodio, il doppiaggio è stato affidato a due staff totalmente differenti. Uno che mantenne, diciamo, quello della Dynamite, quello continuò ad avere pressoché inalterato, diciamo, lo staff, però copre fino all'episodio 125 ed è, diciamo, il doppiaggio ritenuto migliore, sia per una questione anche di traduzioni che hanno fatto, perché ad esempio gli adattamenti che hanno fatto al giapponese e all'italiano, mentre oltre ad avere, oltre a non avere censure, invece l'altra versione, che di fatto è l'unica che abbiamo che copre tutto l'anime, che arriva appunto all'episodio 161, è quella della CRC di Roma, trasmessa da poi con quello che penso ho visto io su Tele Monte Carlo, penso, quando ero più piccola. La stessa che ho visto su Tele Monte Carlo è quella adattata da un altro staff completamente e ritenuta di qualità inferiore, sia perché ci sono dei problemi proprio di traduzioni, come ad esempio il nome di Cologne viene tipo tradotto in Colomba, poi tipo ci sono altri problemi che molti, diciamo, didascalie non vengono tradotte, non vengono lasciate. Ah, perché le didascalie vengono, alcune didascalie sì vengono riportate, tipo ad esempio quelle, quello che volevo dire io, cioè anche le traduzioni, cartelli,
didascali che vengono affidate allo studio di doppiaggio? Cioè è loro la responsabilità? Sì, sì, a quanto pare sì, perché io ho letto proprio che parlavano di questa cosa. No, io cioè, per esempio, traduzione, che ne so, c'era, si inquadrava il cartello magari sì, fuori la sì, scuola. Sì, certo. Sì, è del doppiaggio. No, io pensavo che forse mi sbaglio, cioè... Della casa del doppiaggio. Io pensavo che il doppiatore, cioè la casa di doppiaggio facesse il doppiaggio, poi magari poi il video viene preso da un editor che mette le voci e poi aggiunge pure le traduzioni del testo. Dipende, non lo so perché come esattamente funziona. All'epoca si faceva tutto sempre tramite VHS. E quindi era solitamente il direttore del doppiaggio che poi si occupava anche della traslitterazione di tutti i testi, che siccome si prendeva carico lui stesso di farne da sponsorizzazione, da portarlo nelle TV. Quindi probabilmente all'epoca era più facile che lo studio di doppiaggio ti facesse anche questi lavori. Magari oggi avranno due campi diversi. Però magari all'epoca tipo Dragon Ball se ne occupava di tutto, Maurizio Torres, Paolo Torisi, tutte cose lui faceva. Ok. Quindi può essere che per gli anni che erano si occupasse lo studio. Comunque fatto sta che quella appunto che copre tutti gli anime, che in realtà è inferiore come qualità, ha questi problemi. Poi Yokono Miyake sono stati tradotti in crap, non so se voi ve lo ricordate, poi a un certo punto sì, certo. Alla fine questi Yokono Miyake erano chiamati crap perché poi cambia il doppiaggio, perché poi cambia... Altre curiosità? Ovviamente, vabbè, su Ranma ci sono un sacco di curiosità, però ovviamente non possiamo parlarne di tutte, cioè le posso parlare solamente delle, diciamo, citazioni ad altre opere, i vari camei che ci sono all'interno dell'opera, che ce ne sono a bizzeffe. Dai, dimmi un paio così poi iniziamo col quiz. Sì, allora, chiaramente nell'anime ci sono un sacco di riferimenti sia ad opere della stessa Rumiko Takahashi, tipo molti riferimenti alla Mu, tantissimi, perché abbiamo sia il personaggio di Shampoo, che è una delle, diciamo, dei personaggi più amati femminili, anche perché è molto sensuale, molto è buona. È buona bella, e cinese, è ho detto tutto ragazzi, è buona e cinese, è fortissimo. Abbiamo del razzismo. Ed è praticamente ispirata alla Mu, sia anche per molti aspetti caratteriali che chiaramente quelli fisici. Poi abbiamo tipo varie apparizioni di altri personaggi, come in alcune puntate si vede chiaramente Ataru Moroboshi, oppure nell'episodio sì. Ataru Moroboshi è un altro dei personaggi di la Mu. Ah, no, super. Il protagonista. Ho visto la Mu tipo il una o due puntate. Scemo. Quello perseguitato. Mai visto? Mai ma visto. Non l'avete mai visto? Io l'ho visto uno o due episodi, ma così. Ah, anch'io, tipo un episodio, ma mi faceva. Ad esempio, questo forse te lo ricordi anche tu con l'episodio. L'episodio quello. Non ne combini mai una giusta, Pichan. Quando lui si perde nella casa. Finisce nella casa del riccone. Del signore quello grosso. Sì. Esattamente, quel signore gli voleva dare in eredità la tutto così. E in realtà era fatto con le stesse sembianze, molto simili a un altro personaggio di Lamu, che mi pare che si chiama Sakurambo, sembra. Sakurambo! Una cosa del genere. E oltre poi a un omaggio all'autrice di Lady Oscar, cioè l'episodio in cui Azusa, un altro dei tantissimi personaggi di Ranma. Ma Azusa non è Azusa Fuyusuki. No, Azusa, la ragazzina psicopatica kleptomane che saluta ogni pupazzo a cui dà un nome. Buonanotte Marienne. Si chiama Azusa questa menomata. Sta menomata si chiama col Azusa. Col fiocco, i capelli. È una menomata, ragazzi. Ho qualche menomazione cerebrale, per forza. Buonanotte. Ebbene, il fatto che lei è tutto ciò che, diciamo, riesce a rubare gli appioppa un nome francese sono dei riferimenti alle di Oscar. E in un episodio riesce a travestire Gemma Sautome da Lady Oscar, cioè, e lo chiama Oscar. Questo era un omaggio della. Non arrivo. Sì, è un omaggio dell'autrice di Ram nei confronti dell'autrice di Lady Oscar. Che mi pare si chiami Keda. Abbiamo altro da dire. Prima di passare al testo, una curiosità, poi la butto di anch'io. Il personaggio, te lo ricordi il personaggio di Sasuke? Lo schiavetto, il servitore di Kuno Tatewaki. In realtà esiste solo nell'anime. È una creazione dell'anime per rendere il personaggio di Kuno più ricco. No, scemo. Più leggero. Perché il personaggio di Kuno era. Ah. Non era divertente, diciamo, aveva bisogno di un tocco di una spada di verde, come hanno fatto in Batman creando Harley Quinn per la serie animata. Io vorrei fare una missione di colpa. Da ragazzino,
mio fratello aveva comprato tutti i manga di Ranma. Me lo ricordo. Ma io non li ho mai letti. A parte forse sì. No, a parte i primi due, tre, poi non li ho mai letti. No, io qualche numero ce l'ho, però non qui effettivamente. No, qua no. Allora, passiamo al quiz. Sicuramente i più attenti di voi avranno notato che abbiamo cambiato location. Di nuovo. Sì. Cambio di quinta. Sì, perché praticamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, e non uno, moltissimi, nella nostra prima esperienza di registrare un nostro video fuori. Poi magari faremo un video specifico solo su questo, raccontando la nostra esperienza. E diciamo, il problema tecnico principale è stato quello che si è scaricata la batteria del computer, quindi non potevamo fare le domande perché non le potevamo più leggere. Non solo questo, quindi... Però siamo ritornati a casa, siamo stanchi, sporchi, affamati, leggermente disidratati, ma siamo tenaci. Abbiamo cercato di essere cattivi nel fare le domande. Abbiamo stati cattivi. Siamo stati cattivi, o almeno ci abbiamo provato. Tuttavia, almeno tre o addirittura quattro domande lei già conosce la risposta. Davvero mi sono assicurata questi punti. Sono... Nonostante nel nostro ritorno a casa, che tra l'altro abbiamo registrato un video on the road che vi invito a guardare come approfondimento sul nostro video di Gimplotti sul nuovo ordine mondiale. Esattamente. Abbiamo provato a corromperla con dicendo ma possiamo cambiarle alcune di queste domande, no. E abbiamo ricevuto un grandissimo baffa. Quindi ci dobbiamo, diciamo, accontentare di quelle che abbiamo preparato. Con tanto love. Quindi continuiamo con il quiz. Abbiamo cercato di essere cattivi nel fare le domande. Abbiamo stato cattivi. O almeno ci abbiamo provato. Tuttavia, almeno tre o addirittura quattro domande lei già conosce la risposta. Quindi ci dobbiamo, diciamo, accontentare di quelle che abbiamo preparato. Con tanto love. Io direi di fare come sempre abbiamo fatto. Intanto ti ricordiamo che tu hai due aiuti. Grazie. Il 50 e 50 è il nostro aiuto. Non ti sto facendo le corna? Sì, ho capito. Ora sì. Non ti faccio più. Iniziamo sempre facendo una domanda da 1, da 3, da 5 punti. Poi se tu sei d'accordo magari facciamo le domande che lei già conosce la risposta. E poi la fracassiamo con le altre domande. Già una ce la do io. Quindi intanto... Con questa qua? Sì, subito. Che mi illudo che posso farcela e poi mi massacra. Perfetto. Grazie. Domanda numero 1, da un punto, molto semplice. In cosa si trasforma Moose? A. Gatto. B. Panda. C. Porcellino nero. D. Oca. D. Oca. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Ed è sbagliata. Perché? Scusa. Che è giusta. Come è sbagliata? Perché? Che animale è? Mi sta venendo il dubbio che fosse tipo un'anatra, un cigno. Ragazzi, si è staccato il caricabatterio un secondo. Ah, ecco, si è riattaccato. Hai visto? Ancora la spiga non ci abbandona. È con noi, no. E ci segue. Dai, facciamo la domanda da 3 punti. L'hai segnato? Sì, sì. Anche se pensavo fosse più potente il venerdì 13 del venerdì 17. No, per noi a quanto male. No, evidentemente no. Questo facciamo questa. Fai. Vediamo. Non mi posso dire di chi è coetaneo Kuno Aristocraft Tatewaki? A. Kasumi. B. Akane. C. Ranma. D. Nadiki. Ma che non è facilotta questa? È da 3 punti e tra l'altro ho dimenticato cosa stavo dicendo. Ottimo. Allora, a questo punto se ci sono sia Akane che Ranma non può essere né Ranma né Akane. Perché? Puoi argomentare? Età. E qual è la loro età? 16 anni. Ok, quindi ti resta, diciamo, Kasumi e Nabiki. Suppongo sia Nabiki. Supponi sia Nabiki. Supposta per te. Ah, suppongo, perché comunque Ranma e... Suppongo. Allora, Ranma e Akane che hanno la stessa età dovrebbero andare nella stessa classe insieme. Quindi...
penso sia una bichi. Io dico una bichi. Questo dico... l'amo sentirci dire. Vabbè, a sentimento dico una bichi. È la tua risposta definitiva? Sì, non penso a bichi. Ma la vuoi accendere? Sì. Ed è giustissimo. Entrambi hanno 17 anni. Esatto, Kasumi ne ha 19, se non ricordo male. E come hai detto tu, Akane e Ranma ne hanno 16. Andiamo con una da 5 punti. Ah, quindi queste sono le c'è sgamato per sbaglio. 5 punti. La classica domanda di cultura generale. Ah. Però facile, purtroppo. Però, siccome lei già l'ha anticipato, anche se noi l'abbiamo segnato come 5 punti, dovrebbe essere facile. Vediamo, vediamo. Sono curioso di vedere. Quale tra le seguenti affermazioni è vera? Non fare il mio stesso sbaglio. Okay. È vera. A. Apposai ha meno di 100 anni. B. Obaba si chiama Colomba. C. Shampoo è giapponese. D. Moose è innamorato di Akane. Va bene, comunque facile. Lo so. Obaba è Colomba, che poi è Colonia. Obaba si chiama Colomba. Cioè, tu ti stai buttando in questa maniera una domanda da 5 punti. Ma lo vuoi accendere? L'accendo. Apri la botola. Ed è... No, quello è un altro gioco. The Wall! Quello è casa libera. Non è The Wall, c'è cioè, ha fatto la ghigliottina! Tra l'altro sono... Sì, è morto l'altro videocamera! Non ce la faccio io! Ma da solo, ragazzi, l'ho visto che è tornato nella schermata così da solo. La telecamera... L'altra telecamera si è staccata da sola, ragazzi, non è possibile. Oddio, ma che cazzo sta succedendo? Io voglio andare a dormire. Sono le 9 meno un quarto, guarda, le 9 meno un quarto sono. Senza nessun avviso, non so. Vuoi andare a dormire? E nulla sta funzionando, perché? Perché? Strane. Ragazzi, avete sistemato? No, ti prego, non ascolti le domande. Ho paura per avere il telefono in realtà. Io non ho visto niente che c'è il tuo. Però, dandomi segno questa domanda giusta. Comunque era giusta? Brava, era giusta. Risposta esatta, era Obaba e Colomba. E Cologno Monzese. Andiamo avanti con la prossima domandina. Assolutamente. Ah, questa è ci vediamo questa che già lei la sa. Ah, questa qua. Sì, che dobbiamo fare? Da 3 punti, anche se... Anche se non te lo meriti, 3 punti. Ah. Come si chiama il padre di Akane? A. Son. B. Ono. C. Ryu. D. Hikaru. No, Son. Oh, Hikaru. Ma perché? Questo non so, me la faceste da un punto. Siccome il nome di padre di Akane non l'ho mai saputo, fino a qualche giorno fa, quindi pensavo che tu non approfondissi questo aspetto. Invece sì, perché pensavo che quindi, qual è la tua risposta? Ma poi penso che lo dica, comunque sono un certo. È la tua risposta definitiva? Sì. Ma tu la vuoi accendere? Ha detto Ryu, dai. Ah, abbiamo sentito, ha detto Ryu. Non è vero. Allora, Son è il padre di Akane. Ono è il nome del dottor Tofu. Questo è già un... Ono Tofu. Ryu è un nome di un personaggio di Ranma, ma onestamente l'ho dimenticato. C'è proprio... Ryu. Sì, è un nome di qualcuno. Hikaru l'abbiamo preso a c***o. Chiaro? Dai nomi giapponesi random. Facciamo questa qua, dai, questa... L'ho partorita io, la voglio fare anche se da un mondo. Dai, che noi pensavamo che tu ne avresti parlato. In cosa consiste la tecnica finale della scuola Sao Tome? È da un punto. Ma scusa, ma sono a i punti. Questo già lo vedo più difficile rispetto a quelle. Allora, le cose sono così. Io Ranma non lo vedo da molti anni. Il nostro canone di valutazione è stato quello che noi ci ricordavamo, valori bassi medi. Quello che noi non ci ricordavamo, che trovavamo online, abbiamo dato dei punteggi medio-alti. Ok. In cosa consiste la tecnica finale della scuola Sao Tome? Perché se tu ti ricordi una puntata specifica, è quella, è facilissima. Vabbè. Mi devo ricordare quella puntata specifica. Io direi quella risposta. A. Il grande salto. B. La grande fuga. C. Pugno forte. D. Teletrasporto. Dai, non puoi deluderci, dai! Questa me la ricordavo io, una puntata bellissima. Dai,
in cui si scopre un nuovo aspetto. Allora, diciamo queste cose. Io mi ricordo in questa puntata che Gemma si prepara per giorni. Sì. Per giorni. Sì, ce lo ricordo. Nel parco giochi. Sì. Con la ruota. Lo ricordo. Ripetete domani. Grande salto. Hai risposto. Grande fuga. Pugno forte e teletrasporto. Una cosa assurda. Dai, perdi un punto, male che va, dai. È che io mi ricordo due cose che mi ricordo, due puntate. Che sono il teletrasporto e la grande fuga. E la fuga. Però non so quale sia, cioè non so se poi è anche giusto, mi ricordo. Puntati! Dai, è un punto. Cento! Buono, non lo so, mi ispira a teletrasporto, non lo so, dico adesso. Quindi tu dici teletrasporto? Sì, anche se poi non si teletrasporto. È la tua risposta definitiva? Sì, vabbè, faccio fuga. Non ho capito, ragazzi. No, vabbè. Quindi B? Sì, tanto è un punto. Grande B. Fuga. Sì. È la tua risposta definitiva. Sì. Perché finché accendiamo. Ma porca miseria, va, l'hai indovinata! Io i teletrasporti volevo accorciare i tempi. È la grande fuga. Capito? La tecnica speciale della scuola Sao Tome. Allora. Questa da tre punti, però potrebbe risultare leggermente complessa. Sì. Da quanti esseri è composta la trasformazione di Taro Collant? O Collant? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Io sono indecisa tra due. Indecisa tra due? Non ho capito. No, tra due. Tra due domande. Risposta. Tra due risposte. Ok, e sarebbero? Allora, io mi ricordo che è l'incrocio tra Anguilla, Gru e un altro. Gru è. No, Gru è un altro. Aspetta, ti ricordiamo che hai due aiuti. 50-50. Se faccio 55, non hai detto mi lasciate 3 o 4. Che c'è? No. Dici. Mi devo fidare, ma mi fanno tanto male, rischio. Rischia. Allora, ragiono, cerco di ricordarmi da che cos'è questo. Tu hai detto anguilla e poi cos'è la gru? Anguilla, gru. C'è un animale di terra, suppongo, che non mi ricordo cosa sia, tipo una specie di minotauro, che ha un Te lo devo dire io. Se c'è che la nostra approvazione, visto che noi. Non ti guardo perché sennò. La nostra approvazione non la troverai mai. Ma posso comprare vocali in ogni caso. Non lo posso fare. Non ci arrivo quei soldi. Io non avevo niente. Perché sono. Allora, ripetetemi. Ricordiamo che lei ha fatto 45 su. La domanda è sempre quella. No, come è composta? Perché da quanti. Da quanti esseri è composta la trasformazione di Taro Collant? 2, 3, 4, 5. Questa volta non sto facendo perdere la pazienza. Non mi guardate perché non so. 3 o 4, oddio. Facciamo. Dico 3. La 3. Accendiamo. Aspetta, no, prima. La tua risposta definitiva? No, scusami. Io dici sempre la tua risposta definitiva. Non lo so, cambio di nuovo, faccio 4. Sì, vabbè, gira la ruota. Contro una vocale. 4 è la tua risposta definitiva? Sì, prima che cambi di nuovo. La vuoi di accendere? Sei sicura? Sì, ho sbagliato stavolta. È giusta, mi purtroppo è giusta. No, la storia di Taro Collant. Ecco, spiegatemi altro, non mi ricordavo. Piccola curiosità, la storia di Taro Collant, o Collant, nasce. Poverino, spiegato anche lui. Nel suo piccolo paesino dove si trovava, più o meno, mi ricordo se aveva 2 anni o forse meno. Viene affidato ad Apposai dalla madre, che gli chiede di fargli un bagnetto, e lui molto intelligentemente lo porta nelle terme maledette e lo immerge in quest'acqua. Giustamente quando esce trasformato. Come e questa viene? Era la gente maledetta di uno Yeti. Ah, ecco, caduto in acqua con un'anguilla e una gru in mano,
a cavallo di una vacca o di un bue. Ecco, infatti, non ecco, è ben, a cavallo. Ben specificato. Quindi io non sapevo se voi intendesse questa cosa a cavallo, perché siccome... E poi sono tutte le creature. Vai. È difficile. Ok, non voglio consacrare, perché le cose le sto andando bene, vero? Qual è il numero dello shampoo che deve usare Ram per far tornare la memoria da cane? Il numero dello shampoo che devo usare Ram per far tornare la memoria da cane. Ti ricordi shampoo? Sì, 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 me lo ricordo, ma non mi ricordo il numero. A 116, B 117, C 118, D 119. 118. Domanda da 5. Beh, in questo caso uso il 50 e 50 perché 5. Tanto uno vale l'altro, 6. Non ne ho idea. Vediamo questo. Vabbè, dai tu. Non mi fido di te. Togliamo la B e la C. Quanti sta? Quindi rimane 116 e 119. Dico 116. La è la tua risposta definitiva. Anzi, scusami, la faccio giusta la forma. È la tua risposta definitiva. La accendiamo? Sì. Mi dispiace per te. Finalmente. Era lo shampoo numero 119. Okay. Correggimi se sbaglio. Invece il 110 era quello. Perché non avevo idea, non me lo ricordo. Che faceva perdere la memoria. Sì. Facciamo recuperare un punto. O questa o questa. No, facciamo questa. Dato che tu su GTO eri molto attento alle magliette del Great Teacher Onizuka, mi sono vendicato. Però è da un punto, quindi è facile. Cosa raffigura la maglietta solitamente indossata dal preside della scuola, ovvero il padre di Kuno? Il preside Kuno, perché non so il nome. Una stella, una rosa, una barca, nulla. Niente. È una maglietta tinta unica. Qua mi devi aiutare sul cassetto della memoria perché... Ha usato il 50 e 50, lo si è segnato nel cassetto della memoria. Io mi segno tutto, in questo caso sono troppo, perché l'ha fatto 45 con Pokémon. Allora. Ragioniamo. Tenere e pucciosi. Il preside veniva dall'America. Tranne mi piace sotto l'acido. Veniva dalle Hawaii e aveva una la cosa, sempre la corona speciale hawaiana. Bellissimo, non è quello che stiamo chiedendo. Aveva anche la palma in testa, sì, anche anche il da sole rossi, tra l'altro. Sto pensando no, che il tipo... bordo rosso. Allora, stella, rosa, barca o nulla? Stella, rosa, barca. Non le puoi scegliere tutte e tre, no? Non è una barca con un logo di una rosa e c'è. Ma una... lo so, non ci ho fatto caso. Forse pensavo di Guns N' Roses, tipo la rosa, una barca e una stella. È la tua risposta definitiva? Sì, perché in realtà se mi metto a riflettere potrebbero essere tutte, perché non me lo ricordo. Quindi accendiamo il niente. Stata frettolosa, questa ti ho messo da un punto. Perché se tu ti ricordavi il nickname, diciamo, di sua figlia. Di sua figlia. Certo, io sapevo che era la rosa, però non so se in questo, cioè aveva senso che lui avesse quella del non lo so se è una cosa collegata, ma questo era il tuo unico appiglio e questo per cui abbiamo messo da un punto. Comunque la maglietta di colore blu con una rosa azzurro, rossa, direi. Ah, una rosa rossa. Oppure una camicia sempre in lo stesso colore, sì, con sì, tante fiori. Infatti quella camicia era sempre tante rose erano. Sono sempre tante rose. O c'ho tante rose o ce n'è una gigantesca. Non ci ho fatto caso. È il suo simbolo. Questo è facilissimo, proprio da un punto, facilissimo. L'hai pure detto tu. In quale episodio si vede la mamma di Ram? A. Primo. B. 34. C. 71. D. 160. La 160. È la tua risposta definitiva, la accendiamo. Ah, ci arrivo in inglese perché come flusso narrativo so che si vede alla fine. Quindi. Cos'è il tuo? Almeno. No, questa l'hai fatta tu, questa è tosta. La devi fare tu, la assumi tu, la responsabilità di assumere. Assumi? Perché la... Ma chi l'ha inventata questa? Io, per lui. Vediamo. Qual è il nome, o comunque sia, qual è la tecnica che Ram, ragazza,
usa per sconfiggere Monsieur Piccolet. Poi metti tu un piccolo video di Monsieur Piccolet perché è bellissimo. Mentre si stellava la bocca. Sì, sai, è bellissimo. La tecnica del fulmine. B. La tecnica del gatto. C. La tecnica del gourmet del foie gras. Scusate. Del gourmet del foie gras. Odio il francese. D. Delle castagne. È difficile perché lui la tecnica delle castagne la usa, non sono sicuro. Però col francese io credo che ci sia quella del fragù del foie gras. Però lui la tecnica delle castagne la usa, non so se è per questo episodio, in questo che contro di lui. Io mi ricordo che era molto più l'episodio. Esatto, c'è anche tipo un allenamento, cose. No. Quindi, le altre che avete detto qual erano? La tecnica del fulmine e quella del gatto. Del gatto non saprei come, cioè o c'erano tanti gatti intorno al Ramma per farlo impazzire. È capitato. Sì, esatto, quindi non mi ricordo se in questo contesto o no. Però io... Ah, una cosa che gli capitava se ci fosse shampoo nei paraggi. Allora guarda, io siccome lui è francese dico quello del fuoco. Allora, però, intanto comunque tutte queste tecniche esistono. Lo so che esistono sul round. Però non so in che contesto. Siccome qua è un contesto francese, magari lui ha preso qualche tecnica francese, dici. Allora, può essere allora quella utilizzata da lui, da chiaramente dal tizio in questione contro Ram. Non so se lui poi è effettivamente. No, ma lui non aveva una tecnica, lui aveva la bocca larga. Che è una tecnica. Strana, ma lui ce l'aveva tipo dalla nascita in realtà, quindi era tipo una deformazione parecchio brutta. Beh, tanto in ogni caso loro hanno cercato di fare domande cattive per distruggermi fondamentalmente. Quindi va bene, li faccio distruggere, dico foie gras. È la tua risposta definitiva? La accendiamo? Sei sicura? Va bene. Io vado di là. Ragazzi, ci sta distruggendo. Non ci riusciamo a fare da. Ma lei deve diventare più cose francesi. È vero. Te l'avevo detto. Che cosa dobbiamo mangiare? Mettere tipo le shot invece del le shot. Tu vuoi far perdere i 5 punti, quindi vado con una domanda cattiva. Le scherbù. E questa domanda l'ho fatta da io. Ok. Da qua? Sì. Ma voi non lo vedete mai da qua. Come si chiama il ristorante gestito da Shampoo e sua nonna? Lo so. Lo so che... Vediamo. Allora, ci sono due modi. Pare che è Neko qualcosa, Neko Caffè, oppure Cat Caffè. Cat Caffè, se non c'entra le risposte tu perdi 5 punti. Non è vero, dai, che risposte che... No, se non c'è, facciamo questo fatto. Ma è questo! E questo dove mi ci gioco la casa, che vuol dire? Poi che tradotto letteralmente era tipo gatto, mammolone, una cosa del genere. Alla fine qual è? Ma le possiamo leggere le risposte per gli amici da casa? A. Cat Cafe. Cat Cafe. B. Chinatown. C. Ramen Cafe. D. Fried Rice. Comunque Cat Cafe. È la tua risposta definitiva. Di puttana, proprio polpettina hanno fatto. La tua risposta è Cat Cafe. Ed è sbagliata. Si chiama Cat Cafe. Vabbè, la faccio io una difficile. Sì, infatti. Passiamo a cose che... No, io faccio quelle. Cose che piacciono a me. Cose che piacciono a me. Questa è la sua expertise. Ok. Come sai, a me degli anime piacciono tanto i doppiaggi e i doppiatori. Ma questa domanda è l'esatto opposto di quella che mi avete fatto a me. Ricordiamo, nella volta scorsa abbiamo citato Domitilla d'Amico. E Rossella Brescia. Rossella Cervo, due grandissime doppiatrici. Quest'oggi parleremo di Ilaria Stagni, nota doppiatrice dei Simpson, per lo più forse per le nostre generazioni perché siamo cresciuti con i Simpson. Dei Simpson, non diciamo quale personaggio ovviamente. A quale personaggio di Ramma presta la sua voce? Ah, anche se tranquilla. Scusa. A. Akane. B. Nabiki.
poi come l'hai invertito il CD e quindi mi stavo cazzariando. Ma che cosa sta succedendo? Io non capisco. Perché allora, tutto si ribella? Beh, lo giuro, ragazzi, non stiamo scherzando. Ce lo perché faccio. Tutto si ribella? Cioè, lo vedete? B, B, C. Cioè, anche per Pokémon è successo un sacco di cose. Ma cioè, io non c'è devo il parlare panico. Di niente. Oggi c'è il panico, ragazzi. Mi devo stare zitta. Non ce la facevo, scusate, ma è vicino. Ragazzi, sta succedendo qualcosa, Enrico. Vai, sacca, ragazzi, ripeto la domanda e le risposte. Vai a me a memoria. Non ti preoccupare, ignorerò questa parte di qua. Però non prendere i tassi, non si fa mai scoppiare il computer. Ilaria Stagni. Sì. Nota doppiatrice dei Simpson. Sì. A quale personaggio di Ranma presta la voce? Sì. A. Akane. B. Nabiki. C. Godacci di shampoo. Beh, c'è scritto CMDCC. Allora, cassetto della memoria. Allora, Akane, Nabiki, Godacci e shampoo. Aspetta. Allora, io so. Cosa sai? Che c'è Monica Ward come Ranma Femme, anche se qua comunque non... Monica Ward. Ward. No, no, Ward, è Ward. Ward. È figlia di Luca. Sorella di Luca Ward. Sì. Allora, è sì, giusto, perché no, scusami, sorella di Luca. Vediamo il cartello di Ilaria Stagni. E ti posso dire anche un'altra informazione? Posso dire anche un'altra informazione? Il motivo per cui ho scelto Ilaria Stagni. Quando l'ho visto io, a lui ho detto Ilaria Stagni, la doppiatrice di Lisa. Poi ho detto no, non è Lisa, è Bart. Quindi già questo è un grande aiuto. Anche perché ci dormiamo con la sua voce. Io sono indecisa tra due in ogni caso. Sono questo indecisa questo? Tra Akane e shampoo. Quindi. C'è ancora il nostro aiuto. Vabbè, io prendo il vostro aiuto. Dai. Ti prendi il nostro aiuto? Quindi da questo momento qua tu non hai nessun aiuto. A quante domande ci sono ancora? Aspetta, prima che. Ah, sì, vabbè. Uno. Allora, questa abbiamo fatto, lasciamo perdere una. No, per capire se mi conviene usare l'aiuto in tre. Altre tre ce ne sono. Quindi lo potresti utilizzare. Sì, forse questa è l'ultima da 5, sì. Ah, ok, vabbè, dai. Allora, tu cosa avevi? Lo posso dare io l'aiuto? Cattivo? Cattivo? Cattivo. Vabbè, no, tu cosa avevi? Cosa eri indecisa? Tra cane e shampoo. Sei sulla giusta strada. Esatto, questo è il nostro aiuto. Lo sto dicendo pure io. Sei sulla giusta strada. Grazie. Abbiamo un 50 e 50. Io so che c'è Stella Music, non mi ricordo se fa shampoo o cane. Music? Da Stella, il Stella musicale, Stella, quella di Stellina, si avvicina, la mucca nella panna. No, io pensavo e ci facciamo la carbonara. Io pensavo che vediamo il ciuccato di Stella, che era un'attrice buona. Ma perché preghi? Veramente non stavo pregando. Però effettivamente dovrei pregare. Stai pregando alla Madonna, alla chiesa unica unificata. Sì, quella esattamente quella. Andiamo a guardare il nostro video di approfondimento di Jim Plotti. Quindi Ilaria Stagni. Lui ti ha dato un suggerimento enorme. Grazie. Se tu riuscissi a collegare. Io l'ho servito in un piatto d'argento. Infatti sì, quella cosa non la volevo dire. Ma hai visto quanto la stavi aiutando? No, ma io lo so, cioè. No, non lo sai, però. Se non avessi dato una risposta. Ah, seppur sbagliata l'avessi data. Sì, ma io sono indecisa sempre a quei due, non mi ricordo esattamente. Allora, noi ti chiediamo gentilmente. La risposta. Una sola risposta. Due. Stavolta una. Vabbè, non sei domanda. Ma in questo caso non si può fare un'eccezione e farne due, no? Allora, lo potremmo anche fare. Però no. Quando? Ok. Cioè siamo stanchi, sporchi, avviliti, ma non scemi. Vabbè, io sì, però. Ma da sempre, cioè. Non è una novità. Beh, faccio. Dico a cane. A cane. Quindi dici la E. È la tua risposta definitiva. Beh, sì. La accendiamo. Sì. Non riuscivo a ricordarmi le voci, quindi. No. Ti faccio riprendere i punti. Domanda da 3 punti. Che lavoro fa Ugio? A. Pattinatrice. B. Maestra di arti marziali. C. Chef. Di cameriera.
chef. È soubrette. C'è anche lei. Ah, no, vabbè, dire chef. È la tua risposta definitiva. Devi preparare un po' con i miyaki. Quindi la tua risposta definitiva? Sì. Chef, accendiamo? Sì. Ed è giusto! Sul sito che noi abbiamo consultato esce come Okonomiyaki chef o crepa chef. Crepa per la versione crepa chef, questa. Questa è la partorita del suo cervello. Un'altra parte del suo cervello. Allora, secondo me la sai in realtà poi, però va bene. Cosa accade se Ranma si scioglie il codino? A, perde la sua forza. B, sviene. C, i capelli crescono senza fine. D, rimane caldo. Tipo suo padre. Dai, i capelli crescono. I capelli crescono. Così è avventata? Sì. Sei sicura? Sì, tanto ormai che devo fare. E la tua risposta per 5 punti. È vergogna anche per me quella di Dario Stagni. 5 punti, Sei sicura, sì, che te la buttare così? Sì. I capelli crescono senza fine, no? La accendiamo? Ed è giusto. Con cosa legava il codino Ranma? Mi dai un punto in più? No. Col pelo di non proprio. Se mi dai un punto in più lo dico. Lo dico io, non lo prendo io la prossima volta. Allora, metti in background. Ho capito, dato tutti i punti gratis e quando... Ma sei andato benissimo, che punti vuoi? Comunque non ti facciamo manco la grazia, sto, non ti facciamo il baffo di drago. Sì, io so però. Ma il baffo di drago era preso dalle palle, era preso dalle palle del drago? No, non era Shenron. Cos'è rimasto? Solo quella? Mi sono dissimiso. Fammi ultima domanda, molto semplice. Un punto. Così chiudiamo in bellezza. Qual è il colore dei capelli di Akane? A, blu. B, neri. C, rossi. D, biondi. Ma sai che è difficile, perché sono blu o blu o neri. Siamo sempre là, ragazzi. Sì, ci vogliono sempre, sempre là, due. Ti rendi conto. Ci vuole provare, ragazzi, noi non ce la faccio più. Sempre due rispondi. Se tu gli scrivevi che colore è il cavallo bianco di Napoleone e c'era grigio e bianco, lei diceva, forse grigio. È grigio. Vabbè, comunque, sporco. È grigio quando si sporca. Comunque dico blu. Quindi non neri. Sei sicura di questa cosa, giusto? Mi lavi blu i capelli di Akane, tipo Marge. Immagini Akane con i capelli di Marge. Possiamo sciappare. Possiamo sciappare. La voglio far andare bene. Quindi? La piccola marroncini, l'altra ce l'ha un po' più chiara. Ora io non mi ricordo. Sì, Ranma ce l'ha rossi. No, Ranma ce l'ha rossi versione... femminile, neri. Gemma è senza capelli, sondendo ai capelli neri, col baffo, tipo due amoretti, però i capelli lunghi. Basta, mi dico blu, che palle. Dice, hai i capelli come Marge Simpson, definitiva. O come un puffo. Sì. I puffi hanno capelli. No, quello su blu. La accendiamo? Ed è giusta! Ma i capelli blu di Marge. Facciamo il conteggio dei punti. Facciamo il conteggio. Oh, questa qua. Ragazzi, uso la calcolatrice perché sono. Wow! Sono troppo stanco e scemo. Certifichiamo che tu hai totalizzato 25 punti. Ah, ma lo sto sfiorando. Hai passato la sufficienza. Abbiamo dei ultimi commenti prima di chiudere. Comunque. Ah, si è staccata questa telecamera. Questa telecamera è morta. Ah, ok. Va bene, sì. Comunque niente, io direi solo che probabilmente farò una petizione contro di voi perché non mi hanno applicato la grazia come l'hanno ricevuto anche loro. E non capisco questa discriminazione. Non sono d'accordo. Volevo rispondere con due risposte alla volta. Questo è colpa tua. Perché colpa? Perché voi due vi alleate. Perché? E quando siete divisi vi fate gli aiutini. Ma quali aiutini? E poi mi... Ma poi dici tutti e due. Ma
Ma quando mai? Ma se l'abbiamo comunque aiutato! Ma ti abbiamo detto Ilaria Stagni! Ma lo ti ha detto Bart Simpson, ma... ti ha dato quell'aiuto. Oh, vabbè, la cosa è. Te l'ho servita, te l'ho servita. Ah, non mi ricordavo però la voce di shampoo, Dio. Quindi non posso collegarla a quella di Bart. La shampoo è la tipo così. Tipo quella di Bart. Però. Con l'accento cinese, è femminile. L'accento cinese, io non avevo collegato la voce di Bart a quelle due, se non me la ricordo, quindi... Benissimo, awesome. Altro da dichiarare? Sì, Barney Stinson is awesome. Barney Stinson! Da